un ritorno alla quasi normalità, quella di quest'anno, con questa notte dei licei, si ritorna ad essere una comunità scolastica per davvero. Sì, si ritorna con un'occasione meravigliosa che è quella della manifestazione della Notte Nazionale dei Licei Classici. Quest'anno il tema è quello dell'accoglienza e dell'ospitalità, quindi veramente il valore che ci ricompatta come comunità, quindi che si sostanzia oltre che della presenza, proprio della volontà di ritrovarsi insieme in maniera davvero accogliente, con attenzione e interesse per l'altro. Il liceo classico di Crotone è una location anche molto suggestiva che si presta a questa iniziativa veramente spettacolare. Sì, e in effetti fra il giardino e la corte interna siamo riusciti ad organizzare una serie di eventi, perché il liceo classico di Crotone ha il vantaggio indiscutibile di godere di questi spazi aperti che quindi ci fanno sentire anche più tranquilli rispetto all'emergenza che si è attenuata, che però insomma merita ancora una certa attenzione. La risposta dei ragazzi e la collaborazione con i docenti è importante, perché ci si ritrova dopo il lockdown, dopo la scuola da remoto, si ritorna vis-à-vis e sicuramente vuol dire di più. Vuol dire impegno innanzitutto, perché effettivamente ciò che i ragazzi hanno messo in campo è stato un rinnovato impegno dopo i 2 anni di sospensione delle attività in presenza. È un graduale, lento ritorno all'entusiasmo nel fare le cose in presenza. Dico lento e graduale perché il contraccolpo si è avvertito. Effettivamente i 2 anni nella fase iniziale si sono fatti sentire, ma siamo arrivati oggi a poter dire che effettivamente siamo ritornati alla normalità e siamo ritornati a vivere la scuola e l'essere studente e docente proprio in tutto ciò che è entusiasmo, voglia di fare, di mettersi in gioco e soprattutto all'opera. Oltre all'attività che può anche essere riconosciuta come un'attività ricreativa, questa può essere anche vista come un'attività didattica vera e propria? Allora, di ricreativo c'è molto poco. Forse di ricreativo è tutto ciò che potremo offrire nel corso della manifestazione ai nostri ospiti, quindi ai genitori. Ma per i ragazzi è impegno, perché è il frutto di tutto ciò che hanno raccolto nel corso dei progetti PON, PCTO, quindi percorsi di ex alternanza, con un intreccio fortissimo a quelle che sono le nostre attività curriculari. Tra non molto ci saranno le rappresentazioni teatrali, quindi tutto il teatro greco, le rappresentazioni musicali, ma l'attenzione al testo, l'attenzione proprio a quelle dinamiche sociali che rientrano nel curriculum ordinario di una scuola. Quindi non sono attività ricreative, anche se l'idea che possano essere ricreative ha portato i ragazzi a lavorare meglio, di più, perché quando ci si diverte si studia in maniera insomma quasi insomma inconsapevole, con meno senso di stanchezza. Il mio ricreativo era un po' anche di intrattenimento, sì. Perché si fa spettacolo questa sera, oltre a far conoscere quelle che sono le tante particolarità e peculiarità di questo liceo. Sì, sicuramente, infatti la parte dell'intrattenimento è quella che abbiamo voluto curare, ma soprattutto è quell'aspetto, quello della condivisione, che abbiamo voluto attenzionare, perché era giusto che i genitori e il territorio sapesse quello che durante tutto un anno riusciamo a realizzare proprio grazie all'azione congiunta dei docenti e degli studenti. Quindi sono alcune delle attività che abbiamo portato avanti durante l'anno.